Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire, c'eravamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando la cintura dei pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. E allora si fermava lì dov'era. Gli partiva il cuore a 1000 tutte le maledette volte, giuro, tutte le maledette volte. Si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava. L'America. Poi si fermava lì dov'era, come se avesse dovuto entrare in una fotografia con la faccia di uno che l'aveva fatta lui l'America. La sera, dopo cena o la domenica, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Dapprima avevano in mente qualcosa in compensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di diottria. È il destino quello. Quella gente che aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini tu potevi guardarli attentamente. Se li guardavi negli occhi, già la vedevi l'America, lì pronta a scivolare giù per nervi e sangue. E che so, fino al cervello, dentro la lingua, fin dentro quel grido. America! C'era in quegli occhi di bambino già tutta l'America, lì, ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Boodman, TD Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di Americhe, 6-7 viaggi ogni anno, dall'Europa all'America e il ritorno. Quando scendevi non riuscivi nemmeno più a pisciare dritto nel cesso, perché lui era fermo, ma tu continuavi a dondolare, perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano. Ci ero salito sopra e avevo 17 anni, e di una sola cosa mi fregava nella vita, suonare la tromba. Così quando seppi che cercavano gente giù al porto per il piroscafo, il Virginian, io mi misi in coda, io e la mia tromba, gennaio 1927. Ce li abbiamo già i suonatori, mi disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi misi a suonare. Lui se ne stette lì ad ascoltarmi senza muovere un muscolo e appena ebbi finito mi chiese, cos'era? Non lo so, se non sai cos'è allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio messo qui in centro che sembrava in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave. E quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo 5-6 volte al giorno, prima per i ricchi della classe di lusso, poi per quelli della seconda. E ogni tanto si andava anche da quei poveracci degli emigranti e si suonava per loro, ma così come veniva, senza la divisa. E a volte suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo per non fargli sentire passare il tempo e perché si dimenticassero dove erano e chi erano. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla quando nessuno lo vede, su cui Dio ballava se solo era negro.
Signore e signori, dame non erre, madame, messieurs, ladies and gentlemen, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Calma, state seduti, il signore laggiù si è toccato, l'ho visto benissimo. Benvenuti sull'oceano. A proposito, cosa ci fate qua? Una scommessa? Avevate i creditori alle calcagna? Non vi siete accorti che la nave era partita? O siete usciti un attimo a comprare le sigarette in questo momento vostra moglie è alla polizia che dice: oh, in 30 anni un uomo buono, normalissimo, mai un litigio! Insomma, cosa diavolo ci fate qua a 300 miglia da qualsiasi fottutissimo mondo e a 2 minuti dal prossimo conato di vomito? Pardon, madame, mi scusi, scherzavo. Se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano. Ancora 6 giorni, 2 ore, 47 minuti e plop! Buca! Non credo ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in qualche modo straordinaria, in definitiva unica. Avete notato che al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande saggezza, avete notato, vive su una scialuppa di salvataggio, lavora per voi uno staff di professionisti praticamente unico e assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Ciesiński, timoniere, ex sacerdote polacco, pranoterapeuta, sensitivo, purtroppo cieco, e Bill Young, marconista, grande giocatore di scacchi, mancino e balbuziente. E il medico di bordo, il dottor Klauser Maspitzintenfottertank, aveste urgenza di chiamarlo e siete fregati. Ma soprattutto, signori, Messier Pardin, lo chef, direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato, dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine. Come argutamente notato, Messier Camembert, cabina 12, che si è lamentato per aver trovato la maionese nel lavabo. Cosa strana, perché noi di solito nei lavabi teniamo gli affettati, questo per via dell'inesistenza delle cucine, a cui va attribuita senz'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale sicuramente era Messier Pardin, dove è subito tornato a Parigi, nell'illusione che qua sopra ci fossero delle cucine, che invece voler rimanere fedeli ai fatti non ci sono. E questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegner Camilleri, a cui prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso. Credetemi, credetemi, se cercherete per anni non ne troverete altre di navi così. Forse sì, forse se cercherete troverete una nave con un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave, senza cucine. Ma quello che non vi capiterà più, potete giurarci, è di stare lì col culo su 10 centimetri di poltrona, centinaia di metri d'acqua nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi la meraviglia, nelle orecchie il miracolo, nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile Atlantic Jazz Band! Al clarino, Sam Sleepy Washington. Al banjo, Oscar Della Guerra. Alla tromba, Tane Tony. Trombone, Jane Brad Gallup. Alla chitarra, Oscar Della Guerra. E infine, al piano, Danny Bodman, Teddy Lemon 900. Il più grande. Lo era davvero il più grande. Noi facevamo musica, lui non c'era quella cosa lì prima che la facesse lui, d'accordo? Lui suonava e non c'era da nessuna parte. Quando lui si alzava dal piano non c'era più e non c'era più per sempre. Danny Bodman, T.D. Lemon 900. L'ultima volta che l'ho visto era seduto su una bomba, sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così, una lunga storia.
Lui diceva: non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva una buona storia. Lui era la sua buona storia, pazzesca a ben pensarci, ma bella. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata, perché io ero il suo più grande amico. E poi ne ho fatte di fesserie, se mi mettono a testa giù non esce più niente dalle mie tasche, anche la tromba mi son venduto, tutto. Ma quella storia no, quella no, quella non l'ho persa, sta ancora qui, limpida e inspiegabile, come solo lo era la musica, quando in mezzo all'oceano la suonava il pianoforte magico di Danny Bodman, T.D. Lemon, 900. Trovarlo. Era stato un marinaio che si chiamava Danny Bodman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone, avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva, se ne stava silenzioso con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti di solito. Partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria. Era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine tutti ben vestiti, con la cravatta anche gli uomini, e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare. E in quei 20 giorni di viaggio cucivano, tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America. A tutta la famiglia potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave in cambio delle tende e delle lenzuola, in certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano, ma funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro, il migliore. Comunque, il vecchio Bodman lo trovò là, cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. T.D. Limoni.
C'era anche una specie di un disegno di un limone blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo, era una meraviglia, insomma. Pigliò il bambino in braccio e gli disse: "Hello, Lemon!" E gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel TD significava evidentemente "Thanks, Danny", grazie Danny. Era assurdo, ma lui ci credeva davvero, l'avevano lasciato lì per lui quel bambino, ne era convinto, T.D., Thanks Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era una reclame di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini dal Latin Lover. E c'era disegnato un limone grande così e vicino la scritta "Tano D'Amato, il re dei limoni". Tano D'Amato, limoni dal re, e non so quale attestato, premio o cosa. Tano D'Amato. Il vecchio Budman non fece una piega. "E è questo frocio?" chiese. E si fece dare il giornale, perché di fianco alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse alle corse, no. Gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre: "Senti, senti questo, ha corso ieri a Cleveland. Senti qua, l'hanno chiamato Cerchigrane. Ma capisci, ma è possibile? È questo, questo, guarda, meglio prima. C'è da morire." Insomma, gli piacevano i nomi. C'aveva quella passione, di chi vinceva non gliela importava un cazzo, erano i nomi che gli piacevano. E a quel bambino incominciò a dare il suo di nome, Danny Budman, l'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi ci aggiunse anche T.D. Lemon, proprio uguale alla scatola che c'era sul cartone, perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno", confermò Bertie Bam, un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P.T.K. Wonder. "Se fa l'avvocato lo ammazzo", sentenziò il vecchio Budman. Poi però le due iniziali ce le lasciò nel nome e così venne fuori Danny Budman, T.D. Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po' a mollo nel vecchio porto, nella sala macchine, con le macchine spente a Boston. "Un bel nome", disse alla fine il vecchio Budman. Però gli manca qualcosa, gli manca un gran finale, ecco. Era vero, gli mancava un gran finale. "Aggiungiamo martedì", disse Sam Stool, che faceva il cameriere. "L'hai trovato di martedì, chiamalo martedì". Danny ci pensò un po'. Poi sorrise. "È un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò 900. 900? 900. Ma è un numero!" Era un numero. Adesso è un nome. Dentro non c'era verso di rimetterlo insieme. 900 era un bambino allora. Si sedette vicino al letto di Danny e da lì non si mosse più. Aveva una pila di giornali vecchi e per 3 giorni, facendo una fatica bestiale, lesse al vecchio Danny, che stava tirando le cuoia, tutti i risultati delle corse che trovò. Metteva insieme le lettere, come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta del giornale e gli occhi che non mollavano un istante. Leggeva lentamente, ma leggeva. Così il vecchio Danny morì sulla 6ª corsa di Chicago, vinta da Acqua Potabile, con 2 lunghezze su minestrone e 5 su fondotinta blu. Il fatto è che non riuscì a non ridere a quei nomi e, ridendo, schiattò. Lo avvolsero in un telone, lo restituirono all'oceano. Sul telone, con una vernice rossa, il capitano scrisse: "Thanks, Danny". Così d'improvviso 900 rimase orfano per la seconda volta. Aveva 8 anni e si era già fatto avanti e indietro dall'Europa all'America 50 di volte. L'oceano era casa sua. E quanto alla terra, beh, non ci aveva mai messo piede. L'aveva vista dai porti, certo, ma sceso mai. Il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via con qualche storia di documenti e visti e cose del genere.
Così il 900 rimaneva a bordo sempre e poi a un certo punto si ripartiva. A voler essere precisi, 900 non esisteva nemmeno. Non c'era una città, una parrocchia, un ospedale, una galera, una squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva 8 anni, ma ufficialmente non era mai nato. «Non potrà continuare a lungo questa storia», dicevano ogni tanto a Danny, «oltretutto anche contro la legge». Ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. «È in culo alla legge», diceva, e non è che si potesse discutere granché con quella partenza. Ma quando arrivarono a Southampton, alla fine del viaggio in cui Danny morì, il capitano decise che era ora di farla finita con quella recita, chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovò mai. Lo cercarono per tutta la nave, per 2 giorni. Niente, era sparito. Non andava giù a nessuno quella storia, perché insomma lì sul Virginian si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo, ma ci vuol poco a buttarsi giù dalla murata. E poi il mare fa quel che vuole, così ci avevano la morte nel cuore quando 22 giorni dopo ripartirono per Rio de Janeiro senza che 900 fosse tornato o che si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti e sirene e fuochi d'artificio alla partenza come tutte le volte. Ma quella volta era diverso. Stavano per perdere 900 ed era per sempre qualcosa che gli rosicchiava il sorriso a tutti e gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio, che non si vedevano nemmeno più le luci della costa irlandese, Barry, il Nostromo, entrò come un pazzo nella cabina del comandante svegliandolo e dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi andò. Salone da ballo della prima classe. Luci spente, gente in pigiama, in piedi all'ingresso, passeggeri usciti dalla cabina e poi marinai e 3, tutti neri, saliti dalla sala macchine e anche Truman, il marconista, tutti in silenzio, a guardare. 900 stava seduto sul seggiolino del pianoforte con le gambe che penzolavano giù e non toccavano nemmeno per terra e, come vero Dio, stava suonando. Suonava non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco, era proprio lui a suonare. Le sue mani su quei tasti, Dio sa come, e bisognava sentire cosa gli veniva fuori. C'era una signora in vestaglia rosa e certe pinzette nei capelli, una piena di soldi per capirsi, la moglie americana di un assicuratore. Beh, aveva dei lacrimoni così che le scendevano sulla crema da notte. Guardava e piangeva e non la smetteva più. Quando si trovò il comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui letteralmente bollito, quando se lo trovò di fianco, tirò su col naso, la riccona dico, tirò su col naso e indicando il pianoforte gli chiese: «Come si chiama?» «900». «Non la canzone, il bambino!» «900». «Come la canzone!» Era quel genere di conversazione che un comandante di marina non può sostenere più di 4 o 5 battute, soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il pianoforte. Piantò la riccona lì dov'era con le sue lacrime e tutto il resto e attraversò a passi decisi il salone, pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò il pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento e tra le altre, dove cazzo hai imparato? O anche, dove diavolo ti eri nascosto? Però, come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito anche per pensare in divisa. Così quel che disse fu: 900, tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. 900
smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole e di grande capacità di apprendimento. Guardò con dolcezza il comandante e disse: in culo al regolamento. Il mare si è svegliato, il mare è deragliato, scoppia l'acqua contro il cielo, scoppia, sciacqua, furibondo, stacca il vento, nubi e stelle. Quanto dura? Non si sa, dura un giorno, finirà, mamma, questo non lo avevi detto, mamma, ninna, nanna, ti culla il mare, ti culla un corno, schiuma e strazio, pazzo il mare, fino a dove puoi vedere solo nero e muri neri e mulinelli e muti tutti ad aspettare che la smetta e naufragare, questo, mamma, non lo voglio fare, voglio l'acqua che riposa, che ti specchia. Ferma questi muri assurdi, d'acqua giù a franare, stormore. Rivoglio l'acqua che sapevi tu. Rivoglio il mare, silenzio, luce e pesci volanti sopra a volare. Primo viaggio, prima burrasca, sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro che mi becca una delle burrasche più micidiali nella storia del Virginian. In piena notte gli son girati i coglioni e via, ha dato il giro al tavolo. L'oceano. Sembrava che non finisse più. Ora, uno che su una nave suona una tromba, non è che quando arriva la burrasca possa fare granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose, e starsene buono nella sua cuccetta. Però io non ci resistevo là dentro. Hai un bel distrarti, ma puoi giurarci, prima o poi ti arriva dritta nel cervello quella frase: ha fatto la fine del topo. Io non la volevo fare, la fine del topo, e quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare. Mica sapevo dove andare, c'ero da 4 giorni su quella nave, era già qualcosa se trovavo la strada per i gabinetti. Sono piccole città galleggianti quelle, davvero? Insomma, è chiaro, sbattendo da tutte le parti, prendendo corridoi a casaccio, come veniva, alla fine mi persi. Era fatta, definitivamente fottuto. Fu a quel punto che arrivò uno tutto vestito elegante, in scuro, camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso, sembrava non sentire nemmeno le onde, come se passeggiasse sul lungomare di Nizza. Era 900. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena, ci avevo suonato insieme in quei 4 giorni con la band, ma nient'altro, non sapevo nemmeno dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa di lui mi avevano raccontato, dicevano una cosa strana. Dicevano che lui suonava una musica che non c'era e è nato su questa nave e da allora ci è rimasto sempre 27 anni senza mai mettere piede a terra. Detta così, ci aveva tutta l'aria di essere una palla colossale. E quella musica che non esisteva, ma io quello che sapevo tutto sommato era che tutte le volte prima di andare a iniziare a suonare lì in sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica ma aveva una bella faccia per cui dirigeva la band, gli si avvicinava e gli diceva sottovoce: per favore, 900, solo le note normali, ok? 900 faceva sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso davanti a sé, mai un'occhiata alle mani, sembrava che stesse tutto da un'altra parte. Adesso lo so che ci stava in effetti tutto da un'altra parte, ma allora non lo sapevo, pensavo fosse un po' strano tutto lì. Quella notte, nel mezzo della burrasca, con quell'aria da signora in vacanza, mi trovò là, perso, in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto. Mi guardò e mi disse: vieni. Ora, se uno che su una nave suona la tromba incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che gli dice vieni, quello che suona la tromba può fare solo una cosa: andare. Gli andai dietro. Camminava lui. Io era un po' diverso, non avevo quella compostezza, ma comunque arrivammo nella sala da ballo. E poi, rimbalzando di qua e di là,
Io, perché lui sembrava avesse i binari sotto piedi, arrivammo vicino al pianoforte. Non c'era nessuno in giro, quasi buio, solo qualche lucina qua e là. 900 mi indicò le zampe del pianoforte. «Togli fermi!» disse. La nave ballava, che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi, era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle. «E se ti fidi di me, toglili!» «Questo è matto», pensai, e li tolsi. «E adesso vieni a sederti qua», mi disse allora 900. Non lo capivo, non capivo dove volevo arrivare, proprio non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che cominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Era una situazione di merda, giuro, dentro alla burrasca fino al collo, in più quel matto seduto sul suo seggiolino, un altro bel sapone, e le mani sulla tastiera ferme. «Se non sali adesso, non sali più», disse il matto sorridendo. «Ok, ma andiamo tutte in merda, d'accordo, tanto cosa c'è da perdere? Ecco, ci son salito sul tuo stupido seggiolino, e adesso?» «E adesso non aver paura», e si mise a suonare. Ora, nessuno è costretto a crederlo. E io, ad essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma quel pianoforte cominciò a scivolare sul legno della sala da ballo. E noi dietro a lui, con 900 che suonava e non staccava mai lo sguardo da quei tasti. E il piano seguiva le onde, andava, tornava, girava su se stesso, puntava dritto verso la vetrata e appena arrivava un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro. E io non ci capivo un accidente, 900 che suonava e non smetteva un attimo, ed era chiaro che lui non suonava semplicemente, lui lo guidava quel piano, capito? Coi tasti, con le note, non so, ma lui lo guidava dove voleva. Era assurdo, ma era così. E mentre volteggiavamo tra i tavoli, sfiorando lampadari e poltrone, io capii che quel che stavamo facendo, quel che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer sul dorato parquet della notte. Oh, yes! Cristo! Novecento disse che doveva regolarlo quel trucco. Io dissi che in fondo bastava solo aggiustare le rotelle, insomma, registrare i freni. E il comandante, finita la burrasca, disse: «Porco di un demonio! Voi due adesso finite in sala macchine e ci restate, perché se no vi uccido con queste mani, e sia chiaro che pagherete tutto fino all'ultimo centesimo. Doveste lavorare tutta la vita, com'è vero che questa nave si chiama Virginian e voi siete i due più grandi imbecilli che mai abbiano solcato l'oceano!» Laggiù, in sala macchine, quella notte, 900 e io diventammo amici, per la pelle e per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari tutto quello che avevamo rotto. E più il conto saliva e più ridevamo. E se io ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì, essere felici o una cosa del genere. Fu in quella notte che gli chiesi se quella storia era vera, quella di lui e la nave, insomma, che c'era nato sopra e tutto il resto, se era vero che non era mai sceso da lì, e lui rispose: «Sì, ma vero veramente?» E lui tutto serio: «Vero veramente?» E io non so, però in quel momento
quello che sentii dentro per un istante senza volerlo, e non so perché, fu un brivido, ed era un brivido di paura. Paura. Una volta chiesi a 900 a cosa diavolo pensava mentre suonava e a cosa guardava sempre fisso davanti a sé, e insomma dove finiva con la testa mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui mi disse: oggi sono finito in un paese bellissimo, le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri. Viaggiava lui. E ogni volta finiva in un posto diverso, nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e guardare in faccia i crocifissi. Viaggiava. Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, di nevi, di tigri. Voglio dire, non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai. Non era una palla, era tutto vero, mai sceso. Eppure era come se le avesse viste tutte quelle cose. 900 era uno che se tu gli dicevi: una volta sono stato a Parigi, lui ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali, se avevi mangiato in quel dato posto, sapeva tutto, ti diceva: quello che piace a me laggiù è aspettare il tramonto andando avanti e indietro sul Pont Neuf, e quando passano le chiatte fermarmi e guardarle da sopra e salutarle con la mano. 900. Ma ci sei mai stato a Parigi, tu? No. E allora? Cioè, sì. Sì cosa? Parigi. Potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Bertrand Street d'estate, quando ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che è matto per la sola stupida ragione che in Bertrand Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui quell'aria l'aveva respirata davvero. A modo suo, ma davvero. Il mondo magari non l'aveva visto mai, ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave. Ed erano 27 anni che lui su quella nave lo spiava e gli rubava l'anima. In questo era un genio, niente da dire. Sapeva ascoltare, sapeva leggere, non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso, i posti, i rumori, gli odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. E lui la leggeva con una cura infinita, catalogava, sistemava, ordinava e ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quell'immensa mappa che stava disegnandosi nella testa. Immensa la mappa del mondo. Del mondo intero, da un capo all'altro città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi e pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa. Ci viaggiava sopra da Dio poi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti, accarezzando le curve di un ragtime. Vollero degli anni, ma alla fine un giorno presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi.
900, perché Cristo non scendi una volta, anche solo una volta? Perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi, proprio i tuoi? Perché te ne stai su questa galera viaggiante? Tu potresti startene sul tuo Pont Neuf a guardare le chiatte e tutto il resto. Tu potresti fare quello che vuoi. Sono il pianoforte da Dio. Impazzirebbero per te. Ti faresti un sacco di soldi e potresti sceglierti la casa più bella che c'è. Puoi fartela anche a forma di nave, ma che ti frega? Ma te la metteresti dove vuoi? In mezzo alle tigri, magari, o in Bertram Street? Dio santo, non potrai continuare tutta la vita a andare avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, sei grande. E il mondo è lì, c'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Cosa sarà mai qualche stupido gradino, Cristo? C'è tutto alla fine di quei gradini. Tutto! Perché non la fai finita e te ne scendi da qui? Una volta almeno. Una volta sola. 900. Perché non scendi? Perché? Perché? Fu d'estate, nell'estate del 1931, che sul Virginian salì Jelly Roll Morton, tutto vestito di bianco, anche il cappello, un diamante così al dito. Lui era uno che quando faceva i concerti scriveva sui manifesti: stasera Jelly Roll Morton, l'inventore del jazz. Non lo scriveva così per dire, ne era convinto davvero, l'inventore del jazz. Suonava il pianoforte, sempre un po' seduto su tre quarti e con due mani che erano farfalle, leggerissime. Aveva iniziato nei bordelli a New Orleans e lì aveva imparato a sfiorare i tasti e accarezzare le note. Facevano l'amore al piano di sopra e non volevano baccano. Volevano una musica che scivolasse dietro le tende, sotto i letti, senza disturbare. Lui faceva quella musica lì. E in quello veramente era il migliore. Qualcuno da qualche parte un giorno gli disse di 900. Dovettero dirgli una cosa del tipo: quello è il più grande pianista del mondo. Può sembrare assurdo, ma era una cosa che poteva succedere. Non aveva mai suonato una sola nota fuori dal Virginian 900, eppure era un personaggio a suo modo celebre ai tempi, una piccola leggenda. Quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana e di un pianista che sembrava avesse quattro mani, tante note faceva. Giravano storie curiose, anche vere alle volte, come quella del senatore americano Wilson che si era fatto il viaggio tutto in terza classe perché era lì che 900 suonava, quando non suonava le note normali ma quelle sue, che normali non erano. C'aveva un pianoforte là sotto e ci andava di pomeriggio, la notte tardi. Prima ascoltava. Voleva che la gente gli cantasse le canzoni che sapeva e ogni tanto qualcuno tirava fuori una chitarra, un'armonica, qualcosa e iniziava a suonare. Musiche che venivano da chissà dove. 900 ascoltava, poi incominciava a sfiorare i tasti mentre quelli cantavano, suonavano, sfiorava i tasti e a poco quello diventava un suonare vero e proprio e uscivano dei suoni dal pianoforte verticale nero ed erano suoni dell'altro mondo. C'era dentro tutto, tutte in una volta, tutte le musiche della terra. C'era da rimanere di stucco. E rimase di stucco il senatore Wilson a sentire quella roba. E a parte quella storia della terza classe, lui, tutto elegante, in mezzo a quella puzza, perché era puzza vera, a parte quella storia, lo dovettero portare giù di forza all'arrivo, perché se era per lui, sarebbe rimasto là sopra a sentire 900 per tutto il resto dei suoi fottutissimi anni che gli restavano da vivere. Davvero, lo scrissero i giornali, ma era vero sul serio, era proprio andata così. Insomma, qualcuno andò da Jelly Roll Morton e gli disse che su quella nave c'era uno che col pianoforte fa quello che vuole e quando ha voglia suona il jazz, ma quando non ha voglia suona qualcosa che è come 10 jazz messi insieme. Jelly Roll Morton aveva un caratterino, lo sapevano tutti, disse: «E come fa a suonare bene uno che non ha nemmeno le palle per scendere da una stupida nave?» E giù a ridere come un matto, lui, l'inventore del jazz. Poteva finire lì. Solo che uno a quel punto gli disse:
Fai bene a ridere, perché se solo quello si decide a scendere, tu ritorni a suonare nei bordelli, come è vero Dio, nei bordelli. Jerry Law smise di ridere. Tirò fuori di tasca una piccola pistola col calcio in madreperla. La puntò alla testa del tizio che aveva parlato e non sparò, però disse: «Dov'è questo cazzo di nave?» Quel che aveva in mente era un duello. Si usava allora. Si sfidavano a colpi di pezzi di bravuria e alla fine uno vinceva. Cose da musicisti. Niente sangue, no, ma un bel po' di odio, odio vero sotto pelle, note e alcol. Poteva anche durare tutta una notte. Era quella cosa lì che aveva in mente Jelly Roll per farla finita con questa storia del pianista sull'oceano e tutte quelle balle, per farla finita. Il problema era che 900, a dire il vero, nei porti non suonava mai, non voleva suonare. Erano già un po' terra i porti e non gli andava. Lui suonava dove voleva lui e dove voleva lui era in mezzo al mare, quando la terra è solo più luci lontane, o ricordo, o una speranza. Era fatto così. Jelly Roll morto bestemmiò mille volte, poi pagò di tasca sua il biglietto di andata e ritorno per l'Europa e salì sul Virginia, lui che non aveva mai messo piede su una nave che non andasse su e giù per il Mississippi. «È la cosa più idiota che abbia fatto in vita mia», disse con qualche bestemmia in mezzo ai giornalisti che andarono a salutarlo al molo 14 del porto di Boston. Poi si chiuse in cabina e aspettò che la terra diventasse luci lontane e ricordo e speranza. 900. Lui non è che si interessasse molto alla cosa, non la capiva neanche, un duello. E perché? Però era curioso, voleva sentire come diavolo suonava l'inventore del jazz. Non lo diceva per scherzo, no, ci credeva che fosse davvero l'inventore del jazz. Credo che avesse in mente di imparare qualcosa di nuovo. Era fatto così, un po' come il vecchio Danny, non aveva il senso della gara, non gli fregava niente di sapere chi vinceva, era il resto che lo stupiva, tutto il resto. Alle 21:37 del secondo giorno di navigazione, col Virginian spedito a 20 nodi sulla rotta per l'Europa, Jelly Roll Morton si presentò nella sala da ballo di prima classe, elegantissimo, in nero. Tutti sapevano benissimo cosa fare. I ballerini si fermarono, noi della band posammo gli strumenti, il barman versò un whisky, la gente ammutolì. Jelly Roll prese il whisky, si avvicinò al pianoforte e guardò negli occhi 900. Non disse nulla, ma quello che si sentì nell'aria fu: «Alzati di lì!» 900 si alzò. «Lei è quello che ha inventato il jazz, vero?» «Già!» «E tu sei quello che suona solo se all'oceano sotto il culo, vero?» «Eh già!» Si erano presentati. Jelly Roll si accese una sigaretta, l'appoggiò in bilico sul bordo del pianoforte, si sedette e iniziò a suonare. Ragtime! Ma sembrava una cosa mai sentita prima. Non suonava, scivolava, era come una sottoveste di seta che scivolava via dal corpo di una donna e lo faceva ballando. C'erano tutti i bordelli d'America in quella musica, ma i bordelli di lusso, quelli dove era bella anche la guardarobiera. Jelly Roll finì ricamando delle notine invisibili in alto, alla fine della tastiera, come una piccola cascata di perle su un pavimento di marmo. La sigaretta era sempre là, sul bordo del pianoforte, mezza consumata, ma la cenere era ancora tutta lì. Avresti detto che non aveva voluto cadere per non far rumore. Jelly Roll prese la sigaretta tra le dita, aveva mani che erano farfalle, l'ho già detto, prese la sigaretta, la cenere se ne stette là e non voleva saperne di cadere. Forse c'era anche un trucco, non lo so, certo non cadeva. Si alzò, l'inventore del jazz, si avvicinò a 900, gli mise la sigaretta sotto il naso, lei e tutta la sua cenere, bella ordinata, e disse: «Tocca a te, marinaio!» 900 sorrise. Si stava divertendo, sul serio. Si sedette al pianoforte e fece la cosa più stupida che poteva fare. Suonò «Torna indietro, paparino». Una canzone di un'idiozia infinita, una roba da bambini. L'aveva sentita da un emigrante anni prima e da allora non se l'era più tolta di dosso.
gli piaceva veramente, non so cosa ci trovasse, ma gli piaceva, la trovava commovente da pazzi. Certo non era quello che si direbbe un pezzo di bravura, volendo l'avrei saputa suonare perfino io. Lui, vabbè, la suonò giocando un po' coi bassi, raddoppiando qualcosa, aggiungendo due o tre svolazzi dei suoi, ma insomma era un'idiozia e un'idiozia rimase. Jelly Roll aveva la faccia di uno a cui avevano rubato i regali di Natale. Fulminò 900 con due occhi dal lupo e si risedette al piano. Staccò un blues. Un blues che avrebbe fatto piangere anche un macchinista tedesco. Sembrava che tutto il cotone di tutti i negri del mondo fosse lì e lo raccogliesse lui con quelle note. Una cosa da lasciarci l'anima. Tutta la gente si alzò in piedi, tirava su col naso, applaudiva. Jelly Roll non fece nemmeno un accenno d'inchino, niente. Si vedeva che stava per averne piene le palle di tutta quella storia. Toccava di nuovo al 900. Già partì male, perché si sedette al piano con negli occhi due lacrimoni così per via del blues, si era commosso e questo si può anche capire. Il vero assurdo fu che con tutta la musica che aveva in testa e nelle mani, cosa gli venne in mente di suonare? Il blues che aveva appena sentito. Era così bello, mi disse poi il giorno dopo, per giustificarsi. Pensa te. Proprio non aveva la minima idea di cosa fosse un duello, non ne aveva la minima idea. Suonò quel blues. Per di più nella sua testa si era trasformato in una serie di accordi lentissimi, uno dopo l'altro, in una processione micidiale. Lui suonava tutto accartocciato sulla tastiera e se li godeva uno a uno quegli accordi anche strani, oltretutto roba dissonante. Lui se li godeva proprio, gli altri meno. Quando finì partì perfino qualche fischio. Fu a quel punto che Jelly Roll Morton perse definitivamente la pazienza. Più che andare al piano ci saltò sopra, tra sé e sé, ma in modo che tutti capissero benissimo, sibilò poche parole molto chiare. «E allora vai a fare in culo, coglione!» Poi attaccò a suonare, ma suonare non è la parola, un giocoliere, un acrobata, tutto quello che si può fare, una tastiera di 88 tasti, lui lo fece a una velocità mostruosa, senza sbagliare una nota, senza muovere un muscolo della faccia, non era nemmeno musica, erano giochi di prestigio, era magia, bella e buona, era una meraviglia, non c'erano santi, una meraviglia. La gente diede di matto, strillavano, applaudivano, una cosa così non l'avevano mai vista, c'era un casino che sembrava Capodanno e in quel casino mi trovai davanti 900. Aveva la faccia più delusa del mondo e anche un po' stupita. Mi guardò e disse, «Oh, ma quello è completamente scemo!» Non gli risposi, non c'era niente da rispondere. Lui si piegò verso di me e mi disse, «Dammi una sigaretta, va!» Ero talmente stranito che la presi e gliela diedi. Voglio dire, 900 non fumava, non aveva mai fumato prima. Prese la sigaretta, si girò e andò a sedersi al pianoforte. Ci misero un po' in sala a capire che si era seduto lì e che magari voleva suonare. Ci scapparono anche un paio di battute pesanti, risate, qualche fischio. La gente fa così, è cattiva con quelli che perdono. 900 aspettò paziente che ci fosse una specie di silenzio intorno. Poi gettò un'occhiata a Jelly Roll che se ne stava in piedi al bar a bere da una coppa di champagne e disse sottovoce. L'hai voluto tu, pianista di merda. Poi appoggiò la mia sigaretta sul bordo del pianoforte, spenta, e iniziò. Così. Il pubblico si beve tutto, senza respirare, tutto in apnea, con gli occhi inchiodati sul piano, la bocca aperta come dei perfetti imbecilli. Rimasero così in silenzio, completamente tronati, anche dopo quella micidiale scarica di accordi che sembrava avesse 100 mani, sembrava che il piano dovesse scoppiare da un momento all'altro. E in quel silenzio pazzesco, 900 si alzò, prese la mia sigaretta, si sporse un po' in avanti oltre la tastiera e l'avvicinò alle corde del piano. Leggero sfrigolio. La ritirò fuori da lì ed era accesa. Giuro, bella accesa. 900 la teneva in mano come fosse una piccola candela. Non fumava lui, neanche sapeva tenerla tra le dita. Fece qualche passo, arrivò davanti a Jelly Roll Morton, gli porse la sigaretta. «Fumala tu, io non so buono!»
Fu lì che la gente si risvegliò. Venne giù un'apoteosi di grida, applausi, casino, non so, non si era mai vista una cosa del genere. Tutti urlavano, tutti volevano toccare 900, un bordello generale, non ci si capiva più niente. Ma io lo vidi, sì, lo vidi, e in mezzo Jelly Roll Morton che fumava nervosamente quella maledetta sigaretta cercando la faccia d'affare e senza trovarla. Non sapeva bene nemmeno dove guardare. A un certo punto la sua mano di farfalla si mise a tremare e tremava proprio, io la vidi e non lo dimenticherò mai, tremava così tanto che a un certo punto la sigaretta si staccò e cadde giù, prima sul suo bell'abito nero e poi scivolando fin sopra la scarpa destra, scarpa di vernice nera brillante. Quella cenere, come uno sbuffo bianco, lui la guardò, me lo ricordo benissimo, guardò la scarpa, la vernice e la cenere. E capì quello che c'era da capire, lo capì. Si girò su se stesso e camminando piano, passo dopo passo, così piano da non muovere quella cenere da lì, attraversò la grande sala e se ne sparì con le sue scarpe di vernice nera e su una c'era uno sbuffo bianco e lui se lo portava via e lì c'era scritto che qualcuno aveva vinto, ma non era lui. Jelly Roll Morton passò il resto del viaggio chiuso nella sua cabina. Arrivati a Southampton scese dal Virginia e il giorno dopo ripartì per l'America, su un'altra nave però, non voleva più saperne di 900 e di tutto il resto, voleva tornare e basta. Dal ponte di terza classe, appoggiata alla murata 900, lo vide scendere col suo bel vestito bianco e tutte le valigie di cuoio chiaro. Mi ricordo che disse soltanto: e in culo anche al jazz. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbona, Santiago del Cile, Rio de Janeiro, Antille, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hamburgo, New York, Genova, Florida, Rio de Janeiro, Florida, New York, Genova, Lisbona, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Corembur, Vancouver, Corembur, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago del Cile, New York, Liverpool, oceano. Proprio in mezzo. E lì a quel punto cadde il quadro. A me ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni e poi, senza che accada nulla, ma dico nulla, fran, giù, cadono. Stanno lì attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono giù come dei sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro, fran, non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante? Non si sa. Fran, cosa succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'è un'anima anche lui, poveretto, prende delle decisioni, ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante, e quello, fran, o sapevano già tutto dall'inizio i due, eh? Era già tutto combinato, guarda, io mollo tutto tra 7 anni. Per me va bene, ok. Allora intesi, 13 maggio? Ok. Verso le 6? Facciamo le 6:15. D'accordo. Allora buonanotte. Notte. 7 anni dopo, 13 maggio, 6:15. Fran. Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se non ne esci matto. Quando cade un quadro. Quando ti svegli un mattino e non lo ami più. Quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio, quando in mezzo all'oceano 900 alzò lo sguardo dal piatto e mi disse: a New York, fra 3 giorni, io scenderò da questa nave. Ci rimasi secco. Fran. A un quadro mica puoi chiedere niente, no, ma a 900 sì, lo lasciai in pace per un po', poi cominciai a sfinirlo. Volevo capire perché, una ragione doveva pure esserci, uno non sta 32 anni su una nave e poi un giorno d'improvviso se ne scende come se niente fosse, senza nemmeno dire il perché al suo miglior amico, senza dirgli niente. Devo vedere una cosa laggiù, mi disse. Quale cosa? Non voleva dirla, e si può anche capirlo, perché quando alla fine me la disse,
quel che disse fu: il mare, il mare, il mare, pensate, a tutto potevi pensare, ma non a quello, non volevo crederci, dai, sapeva di presa per il culo, bella e buona, non volevo crederci, era la cazzata del secolo, sono 32 anni che lo vedi il mare, 900, da qui, io lo voglio vedere da là, non è la stessa cosa, santo Dio, mi sembrava di parlare con un bambino, va bene, aspetta di essere in porto, ti sporgi e lo guardi per bene, è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E chi te l'ha detto? Gliel'aveva detto uno che si chiamava Buster, Lim Buster, un contadino, uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come muli e tutto quello che hanno visto è il loro campo e una o due volte la città grande, qualche miglio più in là, il giorno della fiera. Solo che poi a lui la siccità aveva portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so che cosa e i figli se li era portati via la febbre, tutti e due, uno con la buona stella, insomma. Così un giorno aveva preso le sue cose e aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato però che non se ne intendeva di strade, invece che arrivare a Londra era finito in un paesino da nulla, dove però se continuavi sulla strada, facevi due curve e giravi dietro una collina, alla fine d'improvviso vedevi il mare. Non l'aveva visto mai lui prima, ne era rimasto fulminato, l'aveva salvato a voler credere a quello che diceva e diceva: è come un urlo gigantesco che grida e grida e quello che grida è: banda di cornuti, la vita è una cosa meravigliosa, lo volete capire o no? La vita è una cosa immensa, immensa! Lui, l'imbaste, quella cosa non l'aveva pensata mai, proprio non gli era mai capitato di pensarla, fu come una rivoluzione nella sua testa. Forse è che 900 anche lui non gli era mai venuta in mente davvero quella roba che la vita è meravigliosa e immensa. Magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se la fece raccontare mille volte da quel Buster la storia del mare e tutto il resto e alla fine decise che doveva provare anche lui. Quando si mise a spiegarmi, c'aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Potrò rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra e della terra per anni, divento uno normale. Poi un giorno parto, arrivo su una costa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare. E lì io lo ascolterò gridare. Scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma non glielo dissi. Non era così semplice. Il fatto è che io gli volevo bene a 900 e volevo che scendesse un giorno o l'altro da lì e suonasse per la gente della terra, sposasse una donna simpatica, avesse dei figli, insomma, tutte quelle cose della vita che magari non è immensa, ma è anche bella se hai un po' di fortuna e di voglia. Insomma, quella del mare mi sembrava una vera boiata, però se riuscivo a portare 900 giù di lì, per me andava bene. Così alla fine pensai che era meglio così. Gli dissi che il suo ragionamento non faceva una piega, che ero contento davvero, che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello. Avrebbe fatto un figurone scendendo giù dalla scaletta col cappotto cammello. Lui era anche un po' commosso. Però mi verrai a trovare, no, sulla terra? Dio, c'avevo un sasso qui in gola e come un sasso mi faceva morire se faceva così. Io detesto gli addii. Mi mise a ridere meglio che potevo, una cosa penosa, e dissi che certo sarei andato a trovarlo, avremmo fatto correre il suo cane per i campi, sua moglie avrebbe cucinato il tacchino e non so quale altra stronzata, e lui rideva e anch'io, ma dentro sapevamo tutti e due la verità. La verità era un'altra, era che stava per finire tutto e che non c'era niente da fare, doveva succedere e adesso stava succedendo. Danny Woodman, T.D. Lemo 900, sarebbe sceso dal Virginia nel porto di New York un giorno di febbraio, dopo 32 anni vissuti sul mare, sarebbe sceso a terra per vedere il mare.
Fu al terzo gradino che si fermò di colpo. «Che è, appestato una merda?» disse Neil O'Connor, che era un irlandese che non capiva mai un cazzo, ma non c'era verso di togliergli il buon umore, mai. «Avrà dimenticato qualcosa», dissi io. «Cosa?» «E che ne so cosa? Forse si è dimenticato perché sta scendendo!» «Ma non dire fesserie!» E intanto lui era lì, con un piede sul secondo e uno sul terzo gradino. Guardava fisso davanti a sé, come se cercasse qualcosa. Poi fece una cosa strana. Si tolse il cappello, sporse la mano oltre il mancorrente della scaletta e lo lasciò cadere giù. Sembrava un uccello stanco o una frittata blu con le ali. Cadde in mare, galleggiava. Evidentemente era un uccello, non una frittata. Quando rialzammo gli occhi verso la scaletta, vedemmo 900 nel mio cappotto di cammello, nel suo cappotto di cammello, risalire i gradini con uno strano sorriso in faccia. Due passi e sparì dentro la nave. «Hai visto? È arrivato il nuovo pianista!» disse Neil O'Connor. «Dicono che sia il più grande», dissi io, e non sapevo se ero felice o triste da pazzi. Cosa aveva visto da quel maledetto terzo gradino non me lo volle dire. Quel giorno e poi per due viaggi che facemmo dopo 900 rimase un po' strano. Parlava di meno del solito e sembrava molto occupato in qualche sua faccenda personale. Noi non facevamo domande, lui faceva finta di niente, si vedeva che non era proprio tutto normale, ma comunque non ci andava di chiedergli qualcosa. Andò così per qualche mese. Poi un giorno 900 entrò nella mia cabina e lentamente, ma tutto di fila, senza fermarsi, mi disse: «Grazie per il cappotto, mi andava da Dio. È stato un peccato, avrei fatto un figurone, ma adesso va tutto molto meglio. È passata, non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò più». Per me, non ero nemmeno sicuro che lo fosse mai stato infelice. Non era una di quelle persone di cui ti chiedi: «Chissà se è felice quello, lui era 900. Basta così, non ti veniva di pensare che c'entrasse qualcosa con la felicità o col dolore. Sembrava al di là di tutto, sembrava intoccabile. Lui e la sua musica, il resto non contava. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più». Mi lasciò secco quella frase. Aveva la faccia di uno che non scherzava quando la disse, uno che sapeva benissimo dove stava andando e che ci sarebbe arrivato. Era come quando si sedeva al pianoforte, attaccava a suonare, non c'erano dubbi nelle sue mani e i tasti sembravano aspettare quelle note da sempre, sembravano finiti lì per loro e solo per loro. Sembrava che inventasse lì per lì, ma da qualche parte nella sua testa quelle note erano state scritte per lui da sempre. Adesso so che quel giorno, 900, aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della sua vita e di iniziare a suonare una musica assurda e geniale, complicata ma bella, la più grande di tutti, e che su quella musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni e che mai più sarebbe stato infelice.
Io dal Virginian ci scesi il 21 agosto 1933. C'ero saluto sopra 6 anni prima, ma mi sembrava fosse passata una vita. Non ci scesi per un giorno o per una settimana, no. Ci scesi per sempre, coi documenti di sbarco, la paga arretrata e tutto quanto. Tutto in regola. Avevo chiuso con l'oceano. Non è che non mi piacesse quella vita, era un modo strano per far quadrare i conti, però funzionava. Solo non riuscivo a pensare veramente che potesse andare avanti per sempre. Se fai il marinaio allora è diverso, il mare è il tuo posto, ci puoi stare fino a schiattare, va bene così. Ma uno che suona la tromba, se suoni la tromba sul mare sei uno straniero e lo sarai sempre. Prima o poi è giusto che torni a casa. Meglio prima, mi dissi. Meglio prima, dissi a 900. E lui capì. Ma si vedeva che non aveva nessuna voglia di vedermi scendere da quella scaletta per sempre. Ma dirmelo non me lo disse mai. Ed era meglio così. L'ultima sera stavamo lì a suonare per i soliti imbecilli della prima classe. Venne il momento del mio assolo e cominciai a suonare e dopo poche note sentì il pianoforte che veniva con me sottovoce, con dolcezza, ma suonava con me. Andammo avanti insieme. E io suonavo meglio che potevo, Dio, non ero Louis Armstrong, ma suonai proprio bene, con 900 dietro che mi seguiva ovunque come sapeva fare lui. Ci lasciarono andare avanti per un bel po', la mia tromba e il suo pianoforte, per l'ultima volta lì a dirci tutte le cose che mica puoi dirti con le parole. Intorno la gente continuava a ballare, non si era accorta di niente, non poteva accorgersene, cosa ne sapeva? Continuavano a ballare come se niente fosse. Forse qualcuno avrà giusto detto a un altro, guarda quello con la tromba, che buffo, sarà ubriaco o è matto? Guarda quello con la tromba, mentre suona, piange. Come sono andate le cose poi? Dopo essere sceso dall'acqua, quella è un'altra storia. Magari mi riusciva perfino di combinare qualcosa di buono solo se non si ficcava in mezzo quella dannata guerra, pure lei. Quella è stata una cosa che ha complicato tutto. Non si capiva più niente, bisognava avere un gran cervello per raccapezzarsi. Bisognava averci delle qualità che io non avevo. Io sapevo suonare la tromba. È sorprendente come sia inutile suonare una tromba quando c'hai una guerra intorno e addosso che non ti molla. Comunque, del Virginia di 900 non seppi più nulla per anni. Non che me ne fossi dimenticato, no. Ho continuato a ricordarmene sempre. Mi capitava sempre di chiedermi chissà cosa farebbe 900 se fosse qui, chissà cosa direbbe. In culo alla guerra, direbbe. Ma se lo dicevo io non era la stessa cosa. Girava così male che ogni tanto chiudevo gli occhi e tornavo là sopra, in terza classe, a sentire gli emigranti che cantavano l'opera e 900 che suonava, chissà che musica, le sue mani, la sua faccia, l'oceano intorno. Andavo di fantasia e di ricordi e quello che ti rimane da fare alle volte per salvarti. Non c'è nient'altro, un trucco da poveri, ma funziona sempre. Insomma, era una storia finita quella, che sembrava proprio finita. Poi un giorno mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Neil O'Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta però era una lettera seria. Diceva che il Virginian se n'era tornato a pezzi della guerra, l'avevano usato come ospedale viaggiante e alla fine era così mal ridotto che avevano deciso di buttarlo a fondo. Avevano sbarcato a Plymouth il poco equipaggio rimasto, l'avevano riempita di dinamite e prima o poi l'avrebbero portata al largo per farla finita. Boom, e via. Poi c'era un po' scritto e diceva, ce l'hai $100? Giuro che te le restituisco. E sotto un altro po' scritto e diceva, 900, lui mica è sceso. Solo quello, 900, lui mica è sceso. Io mi rigirai la lettera in mano per dei giorni. Poi presi il treno che andava a Plymouth, andai al porto, cercai il Virginian, lo trovai, diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì, salì sulla nave, la girai da cima a fondo, scesi nella sala macchine, mi sedetti su una cassa che aveva l'aria di essere piena di dinamite. Mi tolsi il cappello,
lo posai per terra e rimasi lì in silenzio, senza sapere cosa dire. Fermo lì a guardarlo, fermo lì a guardarmi. Dinamite anche sotto il suo culo, dinamite dappertutto. Danny Woodman, TD Lemo 900. Avresti detto che lo sapeva che sarei arrivato, come sapeva sempre le note che avresti suonato e, con quella faccia invecchiata, ma in modo bello, senza stanchezza. Niente luce sulla nave, c'era solo qualche lucina che filtrava da fuori. Chissà la notte com'era, le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui, nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso, sarebbe saltato insieme a tutto il resto in mezzo al mare. Gran finale, con tutti a guardare dal molo e da riva il grande fuoco d'artificio. Adie, giù il sipario, fumo e fiamme, un'onda grande alla fine. Danny Woodman, TD Lemo 900. In quella nave ingoiata dal buio, l'ultimo ricordo di lui è una voce quasi soltanto adagio a parlare. Quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per favore, si potrebbe vedere la fine? E il rumore su quella maledettissima scaletta era tutto molto bello, tutto. Ed io ero grande, con quel cappotto facevo il mio figurone, non avevo dubbi, era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino, primo gradino, secondo gradino. Non è quello che vidi che mi fermò, è quello che non vidi, puoi capirlo, fratello, è quello che non vidi. Io lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello, la fine del mondo. Ora tu pensa, un pianoforte, i tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti, non sono infiniti loro, tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Questo lo si può vivere, ma se tu, ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me, ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi e milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la vera verità, che non finiscono mai, e quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare, ti sei seduto su un seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo. Ma le vedevi le strade, anche solo le strade? Ce n'erano a migliaia, come fate voi laggiù a sceglierne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire, tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Non avete mai paura voi di finire in mille pezzi, solo a pensarla a quell'enormità, solo a pensarla, a viverla? Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava, ma 2000 persone per volta, e di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La terra, quella è una nave troppo grande per me, è un viaggio troppo lungo, è una donna troppo bella, è un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare.
perdonatemi, ma io non scenderò, lasciatemi tornare indietro, per favore. Ora, cerca di capire, fratello, cerca di capire se puoi. Tutto quel mondo negli occhi, terribile ma bello, troppo bello, e la paura che mi riportava indietro, la nave di nuovo e per sempre, piccola nave, quel mondo negli occhi tutte le notti, di nuovo, fantasmi, ci puoi morire se li lasci fare, la voglia di scendere, la paura di farlo, diventi matto così, matto! Qualcosa devi farlo, e io l'ho fatto, prima l'ho immaginato, poi l'ho fatto ogni giorno per anni, 12 anni, miliardi di momenti, un gesto invisibile e lentissimo. Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave per salvarmi, sono sceso dalla mia vita, gradino dopo gradino, e ogni gradino era un desiderio, e ogni passo un desiderio a cui dicevo addio. Non sono pazzo, fratello, non siamo pazzi quando troviamo il sistema per salvarci, siamo astuti come animali affamati, non c'entra la pazzia, è genio quello, è geometria. I desideri stavano strappandomi l'anima, potevo viverli ma non ci sono riuscito, allora li ho incantati e a uno li ho lasciati dietro di me, geometria, un lavoro perfetto. Tutte le donne del mondo le ho incantate suonando una notte intera per una donna, una. La pelle trasparente, le mani senza un gioiello, le gambe sottili, ondeggiava la testa al suono della mia musica senza un sorriso, senza piegare lo sguardo mai. Una notte intera. Quando si alzò non fu lei che uscì dalla mia vita. Furono tutte le donne del mondo. Il padre, che non sarò mai, l'ho incantato guardando un bambino morire, per giorni, seduto accanto a lui, senza perdere niente di quello spettacolo tremendo, bellissimo. Volevo essere l'ultima cosa che guardava al mondo, e quando se ne andò guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene, ma tutti i figli che mai ho avuto. La terra, che era la mia terra, da qualche parte del mondo l'ho incantata sentendo cantare un uomo che veniva dal nord e tu lo ascoltavi e vedevi la valle, i monti intorno, il fiume che adagio scendeva, la neve d'inverno, i lupi, la notte. Quando quell'uomo finì di cantare, finì la mia terra, per sempre, ovunque essa sia. Gli amici che ho desiderato, li ho incantati suonando per te, con te quella sera. Nella faccia che avevi, negli occhi, io li ho visti tutti, tutti i miei amici amati. E quando te ne sei andato sono venuti via con te. Ho detto addio alla meraviglia quando ho visto gli immani iceberg del mare del nord crollare vinti dal caldo. Ho detto addio ai miracoli quando ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi. Ho detto addio alla rabbia quando ho visto riempire questa nave di dinamite. E ho detto addio alla musica, alla mia musica, il giorno che sono riuscito a suonarla tutta in una sola nota di un istante. E ho detto addio alla gioia, incantandola. Quando ti ho visto entrare qui, non è pazzia, fratello, geometria, un lavoro di cesello. Ho disarmato l'infelicità, ho sfilato via la mia vita dai miei desideri, e se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro, incantati, immobili, fermati lì per sempre a segnare la rotta di questo viaggio strano che a nessuno mai ho raccontato. E non a te. Già me la vedo la scena. Quello che cerca il mio nome sulla lista e non lo trova. Come ha detto che si chiama? 900. Notar Bartolos, Novalis, Nozza,
È che sono nato su una nave, ci sono anche morto, non so se risulta là sopra. Ah, naufragio? No, esploso, 6 quintali e mezzo di dinamite, boom! Ah, tutto bene adesso? Sì, sì, benissimo, c'è solo questa faccenda del braccio, ma mi hanno assicurato che le manca un braccio? Sì, sa, nell'esplosione, dovrebbe essercene un paio di là, qual è che le manca? Il sinistro, aia, sarebbe? Ho paura che ce ne siano due destri, sa? Due destri al posto del sinistro? Sì, nel caso lei avrebbe problemi a cosa? Voglio dire, se lei prendesse un destro al posto del sinistro, ma no, in linea di massima meglio un destro di nulla. È quel che penso anch'io, aspetti, gliele vado a prendere. Semmai ripasso tra qualche giorno, le fosse arrivato un sinistro. Senta, ne ho uno bianco o uno negro? No, no, tinta unita, niente contro i negri, ma solo una questione di sfiga. Tutta un'eternità in paradiso con due mani destre. E adesso facciamoci un bel segno di croce. Non sai mai quale usare. Tutta un'eternità in paradiso a fare la figura dello scemo. È un inferno, il paradiso. C'è niente da ridere. Certo, se ci fosse un pianoforte. Sai che musica, con quelle due mani, due destre. È dinamite quella che hai sotto il culo, fratello. Alzati di lì e vattene. Questa volta è finita. È finita davvero. Vai, vai, vai. 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 Davide Dainelli. Bravo! Grazie. Grazie davvero, grazie. Buonanotte, al prossimo anno.